Amici, io sono Aldi Stein, siamo su Tarta YouTube TV, la TV generalista, ma soprattutto Juventina. Oggi siamo su questo test preso da Tumblr. È un test molto interessante, volevo farlo per voi, con voi, per farmi conoscere un po' meglio anche da voi. Su alcune domande mi avvalgo della facoltà di non rispondere, vi avviso, eh? Non so se potrò dirvi proprio tutto, ma vediamo, non vorrei compromettermi. Allora, prima domanda, nome completo, Cataldo Blasi. Se l'hai micidino, qualcuno mi chiama Aldo, mio nome è Cataldo Blasi però. Età, gna gna, 38. Orientamento sessuale, eterosessuale. Altezza, 1,67. Quando sei nato? Il 6 gennaio del 79. Hai una cotta per qualcuno? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. In realtà no, in questo momento no, dai. Luogo preferito? Luogo preferito è il mare. Assolutamente io il mare impazzisco. Il mare è il mio elemento. Numero di scarpe, se me ne volete regalare 41, no, 41 e mezzo. Appena gran modello. Abbinamento preferito, in questo momento sto col pigiama, ma il mio abbinamento è casual solitamente. Ma mi piace anche molto vestire elegante, devo dire la verità, solo che non c'è mai l'occasione, quindi mi accontento del casual. Sportivo, poco ogni tanto qualche tuta me la metto. Colore degli occhi. Mi dicono cervoni. Colore dei capelli. La cartina c'ho scritto castani, però sono più, forse sono più bruno che castani, no? Sono neri. Vacanze preferite? Quelle che non ho ancora fatto, le mie vacanze preferite. Vacanze sono sempre, io vivo vicino al mare, quindi le mie vacanze sono sempre qui, a 2 passi da casa mia vado al mare, e quelle sono le mie vacanze. I miei preferiti sono quelli che non ho mai fatto, chiaramente si può sempre fare di meglio, no? Quindi mi piacerebbe molto andare in un paese tropicale, quello una vacanza mi piacerebbe. Rapporto con i tuoi genitori. Questo è un tasso non dolente, diciamo, probabilmente perché io ho soltanto mia madre, quanto mio padre è morto quando avevo 1 anno e mezzo. E quindi io sono mia madre, ma ho un ottimo rapporto con mia madre, un bel rapporto. Come ti senti? Bene, grazie, non c'è male. Tattoo e piercing che hai? Non ho nessun tatuaggio, non ho piercing, avevo soltanto un orecchino qui all'orecchio, buco all'orecchio. Lo sono fatto da molto giovane, 18 anni, poi ho perso l'orecchino e non ho fatto più l'altro. Tattoo e piercing che vorresti? Per il momento queste cose della verità non mi interessano, né tattoo né piercing. Ti piace più baciare o essere baciato? La cosa più bella è essere baciato. Perché sì, è bello baciare, però quando ti bacia la persona, se lo fa perché vuole farlo, è bello sentire l'emozione che ti trasmette. Cioè il sentimento che ci sta mettendo quando ti bacia, te lo trasmette e ti esplode il cuore. È la cosa più bella. Preferisci un bacio rubato o un bacio studiato? I baci rubati sono i più belli, c'è niente da fare. Guancia, labbra o altre parti del corpo? Penso si riferisca sempre al bacio, sì. Sul collo, mi piace molto sul collo. Hai mai baciato l'ultima persona che ti ha scritto? Ahimè, no, no, mai baciato. L'ultima volta che hai tenuto per mano qualcuno? L'ultima volta che ho tenuto per mano qualcuno un paio di anni fa, la mia ex, forse poi. Faresti mai sesso con l'ultima persona che ti ha inviato un messaggio? Oh, perché mi devo nascondere? Sì, ebbene sì, lo farei, sì. Non dico chi è, ma sì. Hai parlato con un tuo ex ultimamente? No. So perché io le mie ex poi le perdo per strada. Purtroppo le perdo.
Hai perso la verginità? Sì, ma l'avevo messa qui da qualche parte, devo cercarla bene. C'è qualcosa per cui sei eccitato? Guarda, in questo momento mi sento eccitato perché ieri la Roma ha battuto l'Inter, anche se sta al secondo posto e se pulisce della Juve, però tanto sta abbastanza distante. Quando perde l'Inter io mi eccito sempre. Hai mai ricevuto la buonanotte e il buongiorno? Tutti i giorni lo ricevo. Tutti i santi giorni ricevo una buonanotte e un buongiorno, e non sapete il piacere che mi fa. Quindi un bacio, grazie a te che me li mandi. Tu sai di chi parlo. Ti sei mai depilato le gambe negli ultimi 3 giorni? No, negli ultimi 3 giorni mai in tutta la mia vita. L'omma da essere la balausa. Preferisci la musica a tutto volume o volume ragionevole? Dipende dalla musica. Dipende dalla musica, insomma, perché se è una base ballabile, una cosa dance, allora è chiaro che deve essere a palla, che ti devi ballare, devi divertire. Se è una base, devi tenere un volume che non deve coprirti la voce. Insomma, no? Se è una canzone, volume ragionevole perché devi capire il testo. Che a me piace capire i testi delle canzoni, perché le canzoni raccontano sempre qualcosa, mi piace capire quello che raccontano. Ed ecco perché mi piace molto la musica italiana. In quanto in inglese io non l'inglese non lo parlo, non lo capisco, pochissimo lo capisco, quindi preferisco la musica italiana così posso ascoltare meglio il testo, che ogni canzone racconta una, è come se mi stesse raccontando una storia, invece ascoltare attentamente. A volte la prima volta non la capisco, l'ascolto e riascolto e capisci il testo. Dove eravamo? C'è qualcuno nel stesso posto a cui puoi raccontare tutto? Sì, ho tante amiche di cui mi fido. Quanto spesso falsifichi i tuoi sorrisi? Succede. Non spessissimo, ma succede. Ogni tanto devi farlo. Perché se stai male tu dentro, capita che la vita ogni tanto ti fa del male. Non puoi far stare male anche gli altri. Quindi se stai male tu, cerchi di non trasmettere, almeno io sono fatto così, di non trasmettere male agli altri, ma cerco di sorridere e trasmettere felicità. L'ultima volta che hai abbracciato qualcuno? L'ultima volta che ho abbracciato qualcuno è stato ad agosto scorso. Se potessi incontrare qualcuno, chi sarebbe? Tu. Se potessi incontrare qualcuno sarebbe la mia amica di Bernarda, che è tanto tempo che non la vedo, mi manca tanto. Bebè, mi manchi, bebè. Ti dà fastidio quando qualcuno usa il proprio corpo per ottenere qualcosa? Ma se lo fa perché non è costretta a farlo, sì, mi dà fastidio. È una cosa che non tollero. Poi se uno è costretto perché viene minacciato, perché la vita la costringe a farlo, vabbè. Si cerca di comprendere le ragioni della persona, però non è mai una bella cosa da fare, non è mai, sicuramente. Hai un paio di skinny jeans? No. In cosa spendi tutti i tuoi soldi? E poi io li spendo per mangiare più che altro, dico la verità. Di solito ascolti le persone o sono loro che ascoltano te? Di solito sono le persone che ascoltano me. No, al contrario, scusate, che cacchio sto dicendo? Di solito sono io che ascolto le persone, volevo dire. È una cosa che mi riconoscono in molti, mi hanno sempre detto questa qualità, che sono un buon ascoltatore. Però tante volte, anche in passato, quando un'amica, un amico ha avuto bisogno di sfogarsi, perché a volte la gente non ha bisogno di sentire dei buoni consigli, delle banalità, delle frasi fatte. La vita continua, ci sono mille mari, mille pesci in mezzo al mare, puoi ancora pescare, no, queste cazzate non voglio sentire, vogliono solamente parlare, 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 tu devi stare lì zitto ad ascoltare, senza dire niente, vogliono solo quello, però devi ascoltare, non che loro parlano tu quelli dall'altra parte, devi saperle ascoltare, io le so ascoltare, se all'improvviso fanno una domanda so anche rispondere, se lo vogliono il consiglio, lo do anche per carità, chi mi conosce lo sa. Non sto dicendo una bugia.
Per conferma, chi mi conosce lo scriva qui nei commenti, che sto dicendo la verità. Se sto dicendo qualche bugiaria, sto rispondendo alle domande, scrivetelo nei commenti chi mi conosce. Dormi molto, po molto o poco? Dormo il giusto, le 7-8 ore che deve dormire uno. Profumo preferito? Aspettate, eccolo qua, il mio profumo preferito, Hugo Boss Blow. C'è qualcuno in cui ti fidi anche se non dovresti? No, perché le persone di cui mi fido, se mi fido è perché so di potermi fidare. Perché io le persone le inquadro bene, le conosco bene. Difficilmente, non posso essere perfetto e dire che non mi sbaglio mai sulle persone, ma difficilmente mi sbaglio. Se non mi fido di una persona, alla fine viene fuori il marcio di quella persona. È così. Ci sono stati tanti episodi in passato. Ti piace l'odore della benzina? Sono uno di quei pochi a cui l'odore della benzina mi fa schifo. A me non mi piace. Sai toccarti il naso con la lingua? No, non ci riesco. Hai conoscenti in prigione? Sì. Sì, perché io vivo in un quartiere di case popolari, quindi ahimè, anche se io non sono pregiudicato, sono pulitissimo di fedina penale. Purtroppo capita qua di essere cresciuto con persone mie coetanee, tanti amici che hanno preso la strada sbagliata, purtroppo per loro, sono finiti in prigione. Comprato preservativi? Beh sì, capitato. Fatto testo pubblico? No. Fumato erba? No. Fatto uso di droga? No, sicuramente mai. Fumato sigarette? Sì, ho fumato sigarette, ho iniziato sui 17-18 anni, ho fumato fino ai 25-26 anni forse. No, aspettate, 21 anni finivo il militare e fumavo come un turco. Sì, nei 25-26 anni ho fumato, sì. Ma boh, pensavo, un giorno all'improvviso, anche perché era successo una disgrazia in famiglia legata al fumo, e mi sono guardato in faccia e mi sono detto: cosa stai facendo? Ho preso il pacchetto, l'ho buttato, ho detto basta, e ho smesso, non ho più toccata una. Ragazzi, è solo questione di forza di volontà, sappiatelo. Se ce l'ho fatta io, ce la volete fare anche voi. Basta. Bevuto alcol? Mai, sono completamente astemio. Sei vegetariano o vegano? No, sono assolutamente carnivoro. Mai stato sovrappeso? Sì, lo sono adesso. Mai stato sottopeso? No, sono stato peso buono, passato tutto, adesso sono sovrappeso. Ma devo rimanere. Ti sei mai tinto i capelli? No, mi hanno accusato di essermi tinto il pizzetto qualche volta perché io l'estate, forse non so se si vede dalla videocamera adesso, dalla webcam. Ma io solitamente, di più l'estate si vede, ho i capelli neri e il pizzetto biondo. E sembra che me lo sono tinto, invece no, sono proprio cose di natura. E non lo farei neanche per il clickbait di tingermi i capelli, come fanno altri youtuber. Pisciato fuori? Pisciato fuori in che senso? Fuori dalla tazza? No, pisciato fuori per strada può essere capitato tanti anni fa, ragazzini. Cosa vuoi per il tuo compleanno? Il mio compleanno è passato, il 6 gennaio saremo magari parati. Uno grande desiderio che vorrei avere è avere i miei tre amici più cari vicini a me in quella giornata, magari per tutta la giornata. So che è difficile che si avveri, molto probabilmente non si avvererà, però è quello che vorrei. La tua canzone preferita? Allora, la mia canzone preferita di sempre è di De Gregori ed è La Donna Cannone. Non so perché, ma questa canzone mi entra nell'anima. Una canzone che ti fa sorridere? Beh, quella che ha vinto Sanremo ultimamente, no? Comunque, sorridere sono tutte quelle di Io seguo molto i Gemboi. Sono questo gruppo che fa molte cover scherzose, divertenti, che fanno molto ridere.
Una canzone che invece ti fa piangere. Vediamo, una canzone che mi fa piangere. Ecco, una canzone che mi ha fatto molto piangere, una volta che l'ho sentita, è Perché lo fai di Marco Masini. Io ero anche io in un periodo molto, stavo un po' giù. La mia generazione ascoltava Marco Masini quando aveva proprio questi problemi di cuore, di picche, delusioni d'amore, avevo avuto la delusione pure io col peggio, stavo male. Quello ha influito molto, ma la canzone in sé per sé è molto triste, che racconta di questa ragazza tossicodipendente che lui cerca di recuperare. Molta difficoltà, è molto triste il testo della canzone, ve l'ho detto prima, io ascolto le canzoni e le ascolto come se stessi sentendo delle storie che mi stanno raccontando. Quella storia mi prese il cuore e mi fece commuovere. Una canzone che ti è stata dedicata a una persona che ti ama o che ti ha amato? Bella domanda. Ce n'è stata una di Negramaro che non mi ricordo. Comunque, una canzone principale che mi è stata dedicata è La tua bellezza, Rimoda. Non che dicevo sia bello, ma c'era tutta una storia dietro, non si è mai raccontato. Invece da un'altra persona che è stata un'altra ragazza molto importante per il mio passato, anche se non c'è stato niente tra di noi, però ci siamo voluti un gran bene dell'anima, lì mi dedico L'immensità di Don Bachi, cantata anche da Johnny Lorenzo. L'immensità, sì, io lo so, tutta la vita solo non sarò. Sta, la smetto, va bene. Una canzone che invece odi. Beh, una canzone che odio sono tutte le canzoni di Emma Marrone e di Marco Carta. A me piace quasi tutta la musica italiana in generale, anche qualcosa di straniero, ma questi due cantanti proprio ce li ho qua. Marco Carta e Emma Marrone ce li ho qua. È più forte di me, perdonate. Chiedo scusa ai loro fan, ma è così. Una canzone che per te segna un evento importante. Un evento importante. Non mi ricordo il titolo, qua di Massimo Di Cataldo. Non mi ricordo cosa faceva. Per amore di Massimo Di Cataldo. Era il periodo, è stato il periodo del mio primo bacio, quindi un grande evento al mare. Hai mai dormito con dei peluche o bambole? No. Ti piacerebbe essere al centro dell'attenzione? A chi non piace, tutto sommato, alla fine. Però esserlo per cose intelligenti e non livello il cretino ti mette a centro dell'attenzione, per carità. Ti piace? Sì, mi sono simpatico. Cosa ti cambieresti di te stesso? Cosa cambierei? Mi farei più alto, ecco, magari quello, mi farei più alto, magari. Una tiratina qui e una qui che vengo molto sexy, sono così, vero? Molto orientale. Ecco, mi farei così. Ma sono contro la chirurgia estetica, per carità. Cosa manterresti invariato? Il mio pizzetto. Molti mi hanno chiesto togliere, io non lo toglierò mai. Gli amici sono la tua seconda famiglia? Sì, lo sommato sì. Sei felice? In questo momento sì, non al 100%. Diciamo che siamo felici al 70%, no, troppo. 30%, ecco. Che la felicità è ben alto. Sono sereno, ecco, felice no, sereno. Credi che sia giusto fare il sesto appuntamento? No. No, non lo trovo giusto perché, vabbè, sarò all'antica, ma nel sesso ci vedo qualcosa di serio, è più che un atto fisico, è uno scambio emozionale per me, cioè,
Una cosa che va fatta al secondo, assolutamente, dopo che ti sei conosciuto bene con la persona, deve scattare qualcosa, qualche emozione che deve portare a scatenare poi la passione, ecco. Cioè, l'ordine è quello: conoscenza, scintilla, passione che si accende e poi atto sessuale. Quindi terzo, quarto appuntamento minimo. Non dico dopo il matrimonio, ma terzo, quarto appuntamento minimo. Che cavolo. Al primo proprio no. Appuntamento no, perché nel caso di un maschio dimostreresti di essere uno scema femmina, che hai corteggiato quella ragazza solo per quello. Il giorno dopo la potresti anche buttare via, è capitato. Sono capitate molte di queste storie che conosco. Nel caso di una ragazza dimostri di essere, dai l'aria, di essere non dico un poco di buono, ma uno un po' troppo facile, insomma, come appuntamento, ecco. Pure per carità, può capitare la passione, ci sono casi anche se sono le eccezioni confermano la regola, però. Solitamente, secondo me, a mio parere, va fatto al terzo o quarto appuntamento. Perdoneresti un tradimento da parte del partner? Domanda interessante. No, no e ancora no. Assolutamente no. Io il tradimento non lo concepisco. Non tradirei mai. Come non tradirei mai? Io non vorrei mai essere tradito. Perché se sto con una persona, ho scelto di stare con quella persona, non vedo perché poi me ne devo cercare un'altra. Se mi piace un'altra. E non so più bene con quella. Prima lascio quella, semmai. Oppure se guardo un'altra persona perché non mi interessa più quella, se non mi interessa più quella, ma lascio quella. Poi vado a cercare un'altra. Ma non vedo perché devo tradire. Io tra di me non sono mai riuscito a concepirlo. È più forte di me, non sarò normale io, ma è più forte di me. Serie TV preferite. Ce ne sono tante, potremmo partire dalle serie del passato, degli anni 80, che amavo. MacGyver, Chips, tutte queste cose mi sono piaciute bene. Quelle di oggi, The Big Bang Theory, arrivato alla decima serie. Purtroppo non posso vedere perché la fanno sul premio. Ho tante serie che mi piacciono. Ah, Love and Order in tutte le varie serie che hanno fatto, CSI in tutte le serie che hanno fatto, Dexter mi è piaciuta molto. Ah, la mia serie preferita in assoluto che ultimamente mi ha preso molto, che purtroppo adesso è finita, l'ho seguita su Top Crime fino alla quinta serie mi sembra che io. Aspetto che mi facciano la sesta serie, spero presto, è Suit. Che questa storia di questi avvocati è molto bella. Mi ha preso molto. Andiamo avanti. Sai guidare? Sì, ho pensato anche alla patente. No, l'anno prossimo saranno 20 anni che ho la patente. Però guido poco perché, cioè, ho la patente, ma ho guidato poco. Non ho avuto possibilità di prendermi una macchina da subito. Quindi ho preso un po' la mano. Ho guidato 2 o 3 volte in tutta la mia vita. Hai tanti amici? Non tantissimi. Anche perché l'amicizia la reputo un bene prezioso, quindi da destinare a pochi, pochi ma buoni. Quindi ne ho pochi ma buoni. Diciamo così. Gli amici sono quelli, una cerchia ristretta di persone, gli amici, a mio parere. Quegli altri, che anche se tu magari li chiamiamo amici, alla fine sono conoscenti. Però gli amici, amici veri sono una cerchia ristretta. Hai paura del buio? No, anzi, io il buio lo trovo interessante. Di che colore sono le tue mutande preferite? Rosse, quelle di Capodanno, io amo le mutande rosse. L'ultima volta che hai sorriso, poco fa, quando ho letto la 74esima domanda. 76, l'ultima volta che hai detto ti voglio bene? Ieri sera, credo, in un messaggio di WhatsApp. Sono lisci o ricci i tuoi capelli? Ma giudicate voi, che discesimi. Velluto. Che shampoo usi di solito? Non ho una marca preferita.
quello che trovo, insomma, mi accontento anche degli sciampi di loro spin, non ho particolari esigenze, visto che li porto molto spesso, li porto corti, anche se nel video precedente mi dissi un po' lunghi perché ci ho messo un po' a tagliarli stavolta, però di solito li porto così. Parli molto o molto poco? Di solito parlo poco, sinceramente, sono una persona che parla poco. Da quando faccio i video sto imparando a parlare un po' di più. Sono molto terapeutici i video di YouTube. Anzi, vi invito tutti a farli anche senza badare se avete visual, se avete... Mi servono a voi stessi. Se avete visual iscrizioni. Badate solamente a voi stessi, perché servono molto anche a voi stessi, farli. A me serve molto a me stesso. Anche perché la maggior parte del tempo la passo da solo e non potendo parlare con nessuno, almeno parlo con voi. Ti piace andare a scuola? Non ci ho da più tantissimi anni, sono diplomato geometra, però io penso che sia una cosa un po' per tutti questa, una cosa curiosa, perché i tempi in cui andavi a scuola non ti piaceva andare a scuola, ma quando finisce ti manca la scuola. Anche se gli ultimi 2 anni, ci ho ripetuto un po' di anni, gli ultimi 2 anni quasi quasi mi piaceva, mi sono divertito, dai. Hai mai provato a scrivere un libro? Vi dico la verità, ce ne ho uno nel cassetto e non ho mai finito. L'ho iniziato ma non ho mai finito, perché nel cassetto stava proprio sul tablet, in PDF. E non l'ho mai finito, era un romanzo, una trasposizione di Promessi Sposi in dialetto tarantino. Ma speriamo che non mi copiano l'idea, ma magari non dovevo dirlo. In dialetto tarantino... Ah no, scusate, quello era uno, era un'altra idea che avevo avuto, quello lo lascerò proprio tempo fa, poi ne avevo cominciato un altro, anche questo lo lascio da metà, una storia di fantasmi, horror, che si svolge sempre nella Taranto vecchia, nella mia città. Molti dialoghi in dialetto tarantino, molto ben curati, però mi si è fermata l'ispirazione a metà, chissà se un giorno lo continuerò e deciderò di pubblicarlo, ma vedremo. Scrittore preferito Stephen King, perché mi piace molto il genere horror. Il cibo che odi, tutto il cibo vegetariano. Sei d'accordo con la muta? Ah, sei d'accordo con la muta? Se fumo sono figo? No, è una cazzata. Se fumi sei cretino, non sei figo. Se potessi dare un pugno in faccia a qualcuno, a chi lo daresti? A Renzi. L'ultimo messaggio che ti ha emozionato? Guarda il buongiorno di stamattina. Quali paesi vorresti visitare? Il mio sogno era sempre di visitare Parigi, la Francia. La Francia e la California, una parte all'altra in America. Il sogno americano. Vorrei tanto andare in California, sulle strade della California, con la macchina decappottabile, come nei film, mostro col cappello da cowboy. Penso sia un sogno comune quello. Andare sulle spiagge di Malibu, dove si è girato Baywatch, dai tempi di Baywatch. Che sono così fissati con le spiagge. Anche se poi crescendo con degli amici ho scoperto l'isola qua vicino, sempre qui in Puglia, la spiaggia di San Pietro in Bevagna, che non è Malibu, però è bellissima, è lunghissima, chilometri come Malibu. Mi sono immedesimato, sembrava quasi di essere lì. Quindi mi sono quasi realizzato, in parte, va. Almeno ho provato la sensazione. Dove vorresti vivere? Mi piacerebbe tanto vivere in Australia, in un bel ranch in Australia, devo dire la verità. Senza problemi, per noi, coltivare, vivere con le coltivo, mi piacerebbe quello. Comunque in una villa, oppure anche qua vicino, una villa al mare. La villa è sempre stato il mio sogno. Ti hanno mai picchiato? Sì. È successo da piccolo tra ragazzini. Sapete, i litigi a scuola tra ragazzini è capitato che le ho date, ma le ho pure prese, è capitato. Se vincessi 10 milioni di euro, cosa ti compreresti come prima cosa? Ma qua risponderebbero tutti delle banalità: macchina, casa, viaggio. No, io farei una bella spesa di 200 euro. Mi riempirei di postiglio di spese, non per mangiare e stare là, non è... adesso lo lascio in banca.
Poi donerei. Abbiamo parlato di 10 milioni di euro. 10 milioni di euro sono tanti, minchia. Donerei almeno quei. Passo 1 milione di euro per campare tutta la vita di rendita, quindi. Farei tanta beneficenza. Donerei intanto 5 milioni di euro. 5 milioni di euro alla mia associazione. Amici del soccorso, protezione civile, così che ne abbiamo bisogno e voglio comprarci. Ci compreremo proprio la sede, avremo una sede piccola adesso. Ci compreremo una bella sede, i mezzi, vestiario e quant'altro ci può servire. E voglio, potremo per servire al meglio la gente, per fare del bene. Poi doneremo qualche paio di milioni alla ricerca sul cancro e tanti altri enti di beneficenza. Stanno ben attenti dove vanno a finire i soldi, per carità. No, però forse la prima cosa che comprerei, proprio la primissima, sapete cos'è? Vi devo dire la verità. Realizzerei un piccolo sogno di mia madre. Comprerei un palazzo in città, Taranto, un intero palazzo molto alto, con più appartamenti possibile, e destinerei questi appartamenti a tutti i barboni che ci sono nella stazione. Mia madre ha sempre avuto questo sogno, vorrei realizzare il suo sogno. Ospiterei i clochard in questo palazzo. Magari assumendo del personale per aiutare queste persone, ci metterei una mensa al piano di sotto, una cucina, insomma, aiuterei pure loro. Una cosa che ti rende felice, aiutare gli altri. Una persona che ti attrae fisicamente. Una persona che ti attrae fisicamente, Ilary Blasi, che è una bella guaglione. Non è una mia parente, ma è una bella guaglione. Cosa ti fa innamorare di una persona? Mi fa innamorare. Prima di tutto il suo sorriso. Perché dal sorriso e dagli occhi di una persona tu riesci. Gli occhi si sono lo specchio dell'anima, e secondo me è vero. È che io dagli occhi di una persona, mamma quanto sta durando sto video, dagli occhi di una persona riesco a capire se è una persona sincera, quindi la sincerità di questa persona mi fa innamorare, e anche la sua semplicità. Ti depili le parti intime? No, infatti mai farò, mai ubriacato? No, già detto sono astemio. Cosa stai indossando ora? C'ho ancora il pigiamino addosso perché non sono uscito. Ecco, ho avuto da fare molto con i video. Il colore delle tue mutande. Non ve lo faccio vedere, tranquilli, nero. Il tuo reggiseno. Non ce l'ho. Cosa ti piace fare nel tempo libero se rimani a casa? Fare i video. E se esci? Beh, se esco mi piace fare passeggiate vicino al mare, sul lungomare, fare fotografie. Mi piace molto fotografare i paesaggi. Il tuo sogno erotico più hard. Il mio sogno erotico più hard. Non so quanto sia hard, ma farlo sulla spiaggia è una cosa più. Fare sesso sulla spiaggia di notte. Cosa ti faresti? Ti rifaresti dal chirurgo plastico? Niente. Se tuo figlio fosse chi, sarebbe un problema? No. Un problema che. Vabbè. Non prendiamoci in giro, è difficile da accettare. Però alla fine lo devi accettare, così e basta, non è che puoi cambiarlo. Vodafone Team, Windows 3, Vodafone. Ma anche 3. Cosa bisogna avere dalla vita? Culo, tanto culo. Fattore K, fattore culo, fattore C, anzi. A me mi dà il suicidio, mai. Posta una foto di te stesso. Fate lo screen. Vieni così. Porti la lente a contatto, occhiali? No. Di dove sei? Di Taranto. Sei mai stato da uno psichiatra? No. Hai qualche fobia? Sì, ne ho già parlato nel video delle fobie. Se.
lo siete perso andate a vedere, se volete sapere qual è la fobia andate a vedere il video. Ti sei mai avvicinato alla morte? No. Qual è la tua stagione preferita? L'estate. L'estate, l'avevo detto, il mare è il mio elemento, l'estate è la mia stagione. Pensi che qualcuno provi dei sentimenti per te? Sicuramente sì, dei sentimenti di amicizia. Poi sono singolo, se c'è qualcun altro che prova dei sentimenti maggiori per me mi farebbe solo che piacere, lo spero, però magari. Però per il momento penso che molti provino sentimenti di amicizia per me, ecco questo. Pensi che qualcuno stia pensando a te in questo momento? Sicuramente sì, perché no? Hai mai pianto per una ragazza? Sì, è capitato. Diverse volte. Avete mai desiderato qualcuno? Avete mai desiderato qualcuno non potrà mai, che non potete mai avere, probabilmente, volevano dire. Sì, ho desiderato la Blasi. O Selena Gomez, meglio ancora. Madonna, Selena Gomez, ma no. C'è qualcuno che non dimenticherete mai? Sì. Non dico chi, ma sì. Hai dei fratelli? Non di sangue, ma ho dei fratelli. Il mio fratello Ragno. Ciao, Ragno. Il tuo primo bacio, l'ho detto prima all'epoca di quella canzone, per amore di Massimo Ricataldo, è stato un bacio bellissimo, inaspettato, stavamo giocando con una ragazzina in acqua, eravamo piccoli, diciamo ragazzini, sì, e eravamo abbracciati, giocavamo a papà, le buste girate, mi era dato un bacio, eravamo in acqua, in mare, quindi bellissimo. Purtroppo la storia non ha avuto seguito, quelli a cambio di Dio, va bene, pazienza, vabbè. Tutt'oggi siamo amici comunque. E anzi, la saluto. Ciao Sara. La tua prima volta. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Hai le persone che vuoi vicino a te? No. O sono lontane? Sono lontane. Amici a distanza? Sì. Bernalda, Massafra, Roma. Amore a distanza? Non al momento. Sei fidanzata? No, neanche fidanzata e neanche fidanzato. Sono singolo. Vuoi fidanzarti? Mi piacerebbe. Ti piacciono le coccole? A chi non piacciono le coccole, ma dai. I baci? Chi non piace i baci? No, uno lo conoscevo che non gli piacevano i baci. A me sì, tanto mi piacciono i baci, dappertutto. Gli abbracci? Sì. Gli abbracci forse sono ancora di più dei baci. Sono, secondo me, l'apoteosi dell'affetto, dell'amore sono gli abbracci. E col gesto dell'abbraccio una persona si sta concedendo completamente nel corpo di un'altra, no? Credi di più alle parole o ai gesti? Ai gesti. Ai gesti. Le parole possono mentire, i gesti no, ricordatevi. Apprezzi quello che ti viene fatto sempre, anche le cose più piccole. Se sono apprezzabili, le apprezzo. Fai sorridere la gente, ci provo, spero di farle sorridere. Albo tramonto, il tramonto, lo trovo tanto romantico. Mare d'inverno! O d'estate, d'estate, il mare d'estate. Mai rubato? Vabbè, da piccolino capita, a tutti, capita. Perché ti sei iscritto a Tumblr? Per trovare questo testo, dico la verità. Tre blog preferiti? No, non frequento molti blog. Se al tuo partner venisse voglia di provare qualcosa che visse un film porno, tu che faresti? Bene, parlerei con lei, vediamo che si può fare, insomma. Perché no, potrebbe essere interessante provare una cosa nuova. Finché è lecito farle, che se lo prende e mi dice voglio provare una cosa altra, no, o con me o con lui, tre, no. Mai visto video porno? Da ragazzino è capitato, qualcuno a scuola portava i telefonini, c'avevano i video porno sui telefonini, capitava. In compagnia? Sì, tanti anni fa, ma proprio qualche video piccolino, qualche scena con degli amici a scuola, a casa di un amico, poi con un altro amico, eravamo in treno, ho visto anche questa così per ridere. La tua fantasia sessuale più ricorrente è quella di prima, no? In spiaggia, al tramonto, tutti e due in penombra. In realtà è un sogno che ho fatto. Un sogno che ho fatto, non dico che era la protagonista. Abbracciavamo, ho fatto un po' fa. Ci abbracciavamo. Cosa nasce questo per farlo lì sulla spiaggia al tramonto? Secondo me è una cosa bellissima.
Nutri interesse sessuale anche per... No, sicuramente no. Cosa pensi dei film porno? Che non hanno che se ci mettessero anche un filo logico, una storia logica, non ci sarebbe niente di male, secondo me. Invece non ce la mettono mai. Per quello li odio. I nostri film porno, invece d'azione, era una commedia hard degli anni 80, Nino Banfi, Pierino, Renzo Montagnani, quello era il nostro porno, dai. Ti divertivi tanto anche. Ogni quanto ti passa. Può capitare una volta a settimana, dai. Dormi con o senza vestiti. L'inverno con i vestiti. D'estate capita anche il lumino completamente nudo. Come sfoghi la tua rabbia? Così. Prendo il mio amico sacco e lo riempio di cazzotto. Di testate anche di calci. Dove sei andato? Ah, ecco, scusate, avevo messo il sacco. Chiamalo via. Ciao, sacco! Sono tornato indietro. Eravamo animati, era come sfoghi la tua rabbia, dov'era? Sei il tipo di persona che vorresti avere come amico? Sì, perché no? Dov'è il tuo migliore amico in questo momento? È a Roma. E in questo preciso momento sta lavorando. Risparmio o spendi subito i soldi che ottieni? Io sono un grande risparmiatore, devo dire la verità. Pensate, ho una palla della Juve a Sabatenaio che ce l'ho da 3 anni, non è mai stata vuota. Sono riuscito a raccimolare 123 euro 2 anni fa e mi sono comprato il cellulare, quello prima di questo, quello che si è rotto. Quante relazioni hai avuto? Non ho avuto molte, diciamo due, che sono state serie ma brevi. Sei contento della persona che sei diventato? Si può sempre migliorare. Credi nella fortuna? Sì. Se avessi un figlio maschio o una femmina, come li chiameresti? Allora, lui lo chiamerei Andrea. E lei Francesca. Se ricevessi dei regali da un anonimo, mi farebbe altro che piacere. Se dovessi, perché un motivo ci sarà, no? Se dovessi andare a vivere un'altra parte del mondo, sarebbe difficile adattarmi, ma se l'ho fatto lì è necessario, lo farei. Se vincesse la lotteria, cosa faresti? Prima, no? Fare tanto beneficenza. Se potessi cambiare il nome, lo cambieresti con quale? Probabilmente mi piace molto il nome Raul o Mirko, che si piacciono molto. Se il genere una lampada di offesa dei desideri, quali sarebbero? Quali sarebbero? L'attività tutta mia, per poter lavorare. Tanti soldi, un fondo per poter mantenere questa attività e poter andare avanti in maniera tranquilla. E il terzo desiderio, altri 1000 desideri! Ah! E fregare il genio. Se avessi la possibilità di tornare indietro nel tempo, cosa cambieresti? Tante di quelle cose che non avete io. Pensavo personalmente, cambierei molti sbagli che ho fatto nel mio passato, che non sto qui a dire, però cambierei tante cose. Se ti offrissero un viaggio, dove vorresti andare? A Parigi. Disney World Parigi. Vabbè, oppure come ho detto prima in California, uno dei due, insomma, dai, una parigina. Se potessi, cosa cambieresti? Il tuo carattere? La timidezza, sarei più estroverso. Se potessi incontrare il tuo idolo, chi sarebbe? Gigi D'Alessio, chi mi conosce lo sa.
Agli animali domestici? No, purtroppo no. Avevo un cane tanti anni fa, ma mia madre ha detto: esci tu da casa e esci il cane. Uscito il cane. Qual è l'ultimo manga che hai letto? Non ho mai letto manga, preferisco gli anime, i cartoni animati. Ultima cosa che hai bevuto? L'acqua. La pagina web più visitata oggi, YouTube. Hai mai frequentato due persone contemporaneamente? No, non sarebbe da me. Hai mai perso qualcuno di speciale? Sì. Perso degli amici a cui tenevo veramente per delle incomprensioni varie che per motivi vari non sono mai riusciti a ricucire. Sì, ho perso anche delle persone importanti per la mia vita. Sei mai stato represso? Sì. È capitato, ne sono venuto fuori da solo. Sì, ma io ubriacato più o meno. No, sono asemio. Hai incontrato qualcuno che ti ha cambiato la vita? Ma incontrare qualcuno che ti ha cambiato la vita? Sì. Non dico chi, ma sì, dai. Capito chi sono i tuoi amici? Sì. Pochi ma buoni, so chi sono. Credi in te stesso? Sempre di più, se credo in me stesso è grazie ai miei amici. Sono grazie a loro. Soprattutto grazie a te, Pepe. Cioccolato bianco o nero? Tutti e due. Cioccolato nero e cioccolato nero, però dai. Cosa ti piace di te? Che so ascoltare. Hai cicatrici sul tuo corpo? Cicatrici no, non so se si riesce a vedere. Ho una bruciatura sulla mano qui. Si vede. Prima era di piombo, un po' che il libro sta passando, per fortuna. Mi sono fatto la settimana scorsa, infornando delle pizzette, ho battuto la mano contro una resistenza. Che buco, io male. Il ricordo più bello legato alla tua infanzia. Quando andavo con la mia mamma alla Villa Peripato, che è il parco qui della città. Frase che dici più spesso. Mai non mollare mai. Peggior difetto. Non so se è un difetto, timidezza. Magari. Un po' debole di carattere. Stai mangiando? No, ho finito, ho mangiato prima, stai bevendo? No, neanche, a meno che non mi bevo il profumo che è rimasto qui. Stai aspettando? Sì, sto aspettando di finire il video, di finire le domande, che il video sta durando un'eternità. Mamma mia, eppure lo caricherò in tiro. Chissà se avete la pazienza di vederlo tutto, sono proprio curioso. Aspetta, vuoi sposarti? Sì, sarebbe bello un giorno coronare un bel sogno, sposarmi, avere una famiglia, un nucleo familiare tutto mio, avere un bambino mio, anche più bambini, perché no? Meglio di piangere di non aver tentato o pentirsi di averlo fatto? Meglio pentirsi di averlo fatto, sempre meglio tentare. Giorno o notte? Giorno o notte dipende da quello che vuoi fare. Io vivo di giorno, veramente, di giorno. Labbra, occhi. Gli occhi. Storiella o relazione seria? Ah, io sono sempre per la relazione seria. Essere o apparire? Essere l'importante. Un obiettivo? Voglio fare a fare soldi con YouTube. Sei mai stato arrestato? Grazie a Dio, no. Anzi, grazie a me, grazie a Dio. Cosa fai quando ti senti giù? Registro un video su YouTube. Oppure messaggio con i miei amici su WhatsApp e mi tirano su di morale. Cosa dice l'ultimo messaggio che hai ricevuto? Vediamo. Aspettate. Poi mi sono fatto un bel giro, ho approfittato per la bella giornata. Dio che me l'ha mandato, tu lo sai. Cosa dice? No. Qual è l'ultimo libro che hai letto? Non me lo ricordo perché non leggo molti libri. Forse i tempi della scuola, però ho letto I Promessi Sposi. Non mi piace molto leggere, preferisco. Ecco, qual è l'ultimo film che hai visto?
l'altra sera ho visto Sapore di te. Sei solito portare rancore nei confronti delle persone che ti hanno fatto un torto? Rancore no. Io il rancore non lo porto mai, al massimo porto indifferenza, ma rancore mai. Stai indossando calze? A quanto pare no. Cosa pare se avessi l'ultimo mese di vita? Cercherete di vedere tutti i miei più cari amici dal primo all'ultimo, tutti mi date le abbracciate. Andrei a dire ad alcune persone quello che non gli ho detto mai. Per te cosa rende grandiosa una relazione? La relazione è resa grandiosa dalla complicità tra le parti, tra i due partner. Se c'è complicità, la relazione è grandiosa sicuramente, c'è tutto. Siamo quasi un'ora di registrazione. Qual è la migliore decisione che tu abbia mai preso? La migliore decisione che io abbia mai preso è stata fare questo video. Dimmi, la prima cosa che mi viene in mente sentendo la parola cuore, amore. Era troppo facile, però. Dolce o salato? Dolce o salato, dolce. Coca-Cola o tè? Tè ma caldo. Tè alla pesca o limone? Nessuno dei due. A quale domanda avresti paura a rispondere sinceramente? Non lo so, non lo so. Quale mezz'ora della tua vita ti vivresti avendo la possibilità? Quale mezz'ora della mia vita? Forse una mezz'ora che è durata il mio 18° compleanno, che l'ho festeggiato con mio nonnino, che adesso non c'è più. Ho avuto la fortuna di festeggiare almeno i miei 18 anni con lui. Quale parte della tua vita cancelleresti? Quella da quando ho finito il militare fino ad adesso. No. Con quale celebrità musica dormiresti? Laura Pausini. Hai la possibilità di partire in questo istante. Dove andresti, Anna Davuto? Anna Davuto! Vabbè, in questo istante partirei e andrei a Bernardo. Pensi di essere davvero bravo a ascoltare? Pensi di essere davvero male a capire le donne? Sì, ma quello posso un po' tutti. Sei una cattiva persona? Penso di no. Lascio giudicare agli altri. Chiedi qua sotto se sono una cattiva persona. Sei gentile con tutti? Ci provo. Chi vede qua se non è vero, anche questo. Hai mai avuto un amico immaginario? Immaginario no, no, proprio immaginario no. 10 fatti sulla tua camera. La mia camera, 10 fatti, c'ho il letto, c'è un armadio, c'ho la TV, c'è il videoregistratore, lettore DVD, ci sono i poster, c'è tanta Juve, sono tanti CD, tanti DVD, c'è tanto rossoblù, ecco, c'è tanta Juve e tanto Taranto. 10. Un libro che desideri leggere. Magari un bel diario segreto di una ragazza, che potrebbe essere divertente. Descrivi la tua libreria da sogno. Vuota. Non ho una libreria da sogno. Ah, piena di fumetti magari, sì. Tre aggettivi per definirti. Mi pare sto scaricando la batteria. Tre aggettivi, allora sì. Senza falsa presunzione. Simpatico, ascoltatore, possiamo dirlo, aggiungo un aggettivo, ascoltatore,
Buono di carattere. Dai. Aspetta che devo andare, eccolo qua. Il tuo punto debole. L'ho detto prima, la mia debolezza è proprio la mia bontà d'animo, forse. Quelle volte se la gente se ne approfitta di questa cosa. Ce la posso fare. Come ti vesti di solito? Ho detto prima, che cosa ti dicono più spesso? Magata, magata mi dicono, un sogno ricorrente, io e lì che corriamo sulla spiaggia, una figura di merda che hai fatto, ho mandato un video sulla Juventus a un tizio per mandarlo in TV e mi è scappata la parolaccia durante il video. E lui il video me l'ha fatto notare, ho dovuto rifarlo. Non so farà bene configurarci, no? Cosa fai se un cartone un cartonino ti attraversa la strada? Chiamalo a carezzo. Di cosa hai paura? Di non essere creduto dalla gente. Genere musicale, mi piace molto la musica napoletana, ma la musica italiana in generale. Vai in discoteca? Purtroppo no, però non nascondo che mi piacerebbe andare più spesso. Per cosa ti batteresti fino al rischio della vita? Per gli amici. Per l'amica, soprattutto. La violenza serve a risolvere i problemi? No, mai, mai. Anzi, a crearne di più. Ti potresti mai innamorare di una persona che non ti piace fisicamente? Sì, perché no? Sì. È già successo, vi devo dire la verità, la mia prima ragazza fisicamente non è che mi piacesse tantissimo, però mi ha colpito con i suoi occhi, con i suoi sorrisi, con il suo modo di porsi verso di me, tutto l'amore che mi dimostrava. Ancora oggi rimpiango per come è finita, per non aver lottato troppo per questa ragazza, però onestamente sì, può capitare. Ti piace disegnare, anche l'occhio vuole la sua parte, è vero, però tante volte viene dopo. Pure di innamorarti di questa persona ti piace anche visivamente tu. Ti piace disegnare? Sì, disegno tecnico, sono diplomato geometra, anche se non sono bravissimo. Invidi qualcuno? Il video fa VJ, che ha tante follower, però lo stimo anche. Convivenza o matrimonio? Matrimonio sono io. Gli uomini e le donne quanto sono diversi? Sono diversi solo fisicamente. Uno ha pezzi di carne in più qua e là, insomma. Sono diversi solo fisicamente, per il resto oramai. Cosa pensi di quelli che vanno a puttane? Che hanno soldi da sprecare, che non hanno altro modo di soddisfarsi nella vita. Che non hanno rispetto per le. Secondo me non hanno rispetto per le donne. Questo ne sono sicuro. Quelli che si drogano, che non hanno rispetto di se stessi. Come ti immagini fra 20 anni? Preferisco non immaginarmi, aspettiamo. Come hai conosciuto Tumblr? Grazie alla mia amica, ciao Bebè, grazie a Bebè. Bebè, anzi. Qualcuno che conosci nella vita reale, leggi il tuo Tumblr? Bebè. Qualcuno conosce nella vita reale, è iscritto a Tumblr? Bebè. Sei mai uscito con una persona conosciuta su Tumblr? No? Ti sei mai pentito per aver fatto sesso con qualcuno? No? Sei mai stato giudicato male per aver fatto qualcosa? Stessa cosa? Sono stato giudicato male per aver fatto qualcosa? Stessa cosa? Sono stato giudicato male, sì, per aver detto delle cose a una persona che non dovevo dire. Io l'ho fatta a fin di bene, però. E non ho pensato male, va bene. Qual è la cosa più. Mi dicono imbarazzante che ha fatto, l'ho preso, oh, l'astemio! Quando lo dico sono astemio. Hai mai detto, sono astemio! Sono astemio! Non ho finito. Hai mai fatto qualcosa di talmente pessimo da non averne mai parlato a nessuno? Talmente pessimo da non aver mai parlato a nessuno? No, non credo che niente nascondo. Hai mai sognato di fare sesso con un tuo. Oh, sì, una volta. Cazzo,
capitato tutta la mia storia, come dice, scolastica, scolaresca, tutta la mia storia scolastica è capitato una sola volta che ho avuto una professoressa giovane, io avevo, sì, 16-17 anni e lei avrà avuto 25-26 anni. C'era una differenza, però eravamo ragazzi tutti e due, insomma, alla fine era bellissimo. Insomma, i miei occhi erano bellissimi, gli occhi di tutti noi era bellissimo, piaceva a tutti noi. La classe era composta all'80% da maschi, tutti sti maschi, abbiamo tutti sognato di fare sesso con lei. Qualcuno gliel'ha anche detto, lei l'ha presa a ridere, fidali. Va bene ragazzi, questo video è durato fin troppo, ben 251 domande, 1 ora e 03. Voglio vedere chi riuscirà a vederlo fino alla fine, sarà molto interessante. Se sei arrivato a questo punto del video, scrivi nei commenti test e dimostrami che l'hai visto tutto. Detto questo, vi saluto, mettete mi piace se vi è piaciuto il video, scrivete nei commenti se vi date suggerimenti per altri video interessanti che potremo portare sul canale, suggerimenti. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, mi raccomando, clicca sulla campanella per non perdere neanche un video. Ricordatevi che quando mettete mi piace, ricordatevi che dal cellulare dovete cliccare più volte perché non lo prende. Che più? Condividete, condividete, condividete a raffica. E ci rivediamo al prossimo video. Ciao da Aldi Stein.